E salve a tutti amici youtubers, bentrovati dal vostro Gatorade Giallorosso 94 e benvenuti nella seconda puntata della carriera allenatore. Oggi finalmente cominciamo la nostra stagione con la prima giornata contro l'Udinese, partita che già avevo fatto vedere nella prima puntata ma che ovviamente era riguardo una stagione normale e quindi non è inerente a questo discorso. Iniziamo subito. Prova a scattare l'Udinese, attenzione, la palla viene messa a mezzo per Melen, sicuro. Stottman però sbaglia il passaggio. Corta. Ci sono metri a disposizione. Rudiger, Fofana, attenzione, Faraoni trova il cross in mezzo. Nainggolan, il ripiegamento difensivo. Dzeko arretra molto. Salah vede l'avanzata di Occhio Gomez. Giocatore della Roma. Fa vedere tutta la sua velocità. Gomez entra nella di rigore. Gomez vede il ripiegamento, attenzione, di Nainggolan. Il portiere in presa sicura. Tiro centrale. Nessun problema per Karnezis. Grande anticipo, Dzeko, la Roma comincia a prendere campo, ancora Gomez, e c'è, no, il tiro. Sbagliato, attenzione, fuori misura questo. Ha sbagliato la conclusione, dentro di Melen, Dzeko prova ad avanzare, la palla lì, attenzione, Dzeko prova ad anticipare il difensore, ci riesce, Dzeko il tacco per Gomez fermato, ma la palla è ancora lì, Dzeko ancora all'ultimo fermato, incredibile. Va sempre l'azione, viene sempre fermato. C'è spazio per Dzeko, andare. La palla per Gomez. Può prova il sinistro. C'è la palla lì. Il portiere evitando un gol sicuro. Non splendida parata in tuffo. In mezzo. Salah. La deviazione. La palla è ancora lì. E viene spazzata via. Palla vagata. La palla è lì. La palla è lì per Gomez. Buono Gomez. Il tocco dentro. Prova ecco a piazzarla. La palla lì. Gomez. Salah. 1-0. Grande azione di Gomez, grande tiro, la palla in mezzo, Salah a porta vuota, non può sbagliare. Palla gol. E qui c'è grande senso. Grande della tiro, Salah arriva in grande corsa, la mette dentro. 1-0 per la Roma. Ha fatto poche azioni, però comunque ha avuto spesso il pallino del gioco in mano. Attenzione Salah, la lanciata per Nainggolan. Nainggolan ancora per Gomez, vede il taglio di Nainggolan. Subito! Subito 2-0 Roma! Raja Nainggolan, un impatto per Gomez devastante, devastante, due assist, due gol, Roma 2, Udinese 0. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti. Gomez è entrato in modo fantastico, già nei cuori di tifosi della Roma. Si avvicina all'area. Yangto, attenzione, Yangto prova a metterla in mezzo, Fazio libera tranquillamente, ma la palla è ancora lì. Adnan prova il cross. Cerca il sostegno dei compagni. Adnan la prova a mettere in mezzo. Buon possesso palla, caccia di spazi. C'è il traversone. In mezzo Fazio. Cross che viene intercettato tranquillo dal difensore. Aspettate il contropiede della Roma ancora Salah, con Salah, che ha ancora tanta birra nel proprio motore. La birra nel motore. Ci sono metri Salah a disposizione. Salah corre, non lo frena nessuno. Salah la prova a mettere in mezzo. Dzeko vede Nainggolan. Karnezis in calcio d'angolo. Un assedio Roma. Cercando il momento Salah, giusto. Attenzione. Che sì. Vede per mezzo. Mette in mezzo Dzeko. Deviazione. Giustamente, ma deve essere una buona opportunità. Rimessa dal fondo, ma poteva essere un gol fortunato, ma che avrebbe chiuso definitivamente la partita. EA Sports vi offre una loro partita casalinga. Bene. Prova Widmer sulla fascia, Widmer, Rudiger sventa qui lo chiude, ma attenzione sbaglia tutto, la palla è ancora lì, Rudiger questa volta spazia più lontano, anche se non troppo lontano, che si prova a correre di fisico, di prepotenza, che si lancia Gomez, che è un po' stanco ma continua a correre. Gomez vede Nainggolan, Salah vede Bruno Perez che gli ha solamente il portiere, prova cerca il tiro, ottimo l'intervento del portiere Gomez. Sala. Sala, niente da fare, sul tentativo di pallonetto, il portiere sarà finisce molto quindi attento. Qua la Roma batte 2-0 l'Udinese, una partita assolutamente stradominata con tante occasioni, 11 tiri a 1, questo già ci testimonia come è andata la partita. Adesso vediamo tutti gli altri acquisti da completare, se riusciremo a farli entro la fine del mercato. Quindi per Zuma è stato accettato, quindi Zuma diventa ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Molto molto bene. Pellegrini ha accettato. Accettiamo anche Pellegrini.
e ha accettato anche Zappacosta. Quindi abbiamo ufficialmente completato tutti i nostri acquisti e udite udite siamo rimasti praticamente con lo stesso budget iniziale, avendo però migliorato nettamente la squadra sia dal punto di vista della rosa generale sia dal punto di vista numerico. Quindi adesso abbiamo i titolari, adesso vediamo solo Otman quanto dovrà stare fuori, speriamo il meno possibile. E adesso abbiamo una panchina molto più lunga con Zuma che adesso è il nuovo difensore titolare. Per me è l'allenatore della panchina. In panchina come terzini abbiamo Zappacosta e Bruno Perez. Difensori centrali abbiamo Zuma, Fazio, Rudiger e Juan Jesus all'occorrenza e Vermeulen. Terzini sinistri abbiamo Mario Rui e Emerson Palmieri. Ok. Grenier, De Rossi. A centrocampo abbiamo Grenier, De Rossi, Paredes, Strootman, Gerson all'occorrenza, proprio se ci mancano tutti, Kessié e Pellegrini. Abbiamo completato, abbiamo almeno 6 centrocampisti di alto livello. Davanti Salah, Nainggolan e Dzeko. Nainggolan ovviamente contiamo come centrocampista, ma in questo caso come ala. Davanti come attaccanti Dzeko, Salah, Totti, Perotti, Gomez, Florenzi all'occorrenza. Anzi, Florenzi sì, perché adesso con Zappacosta Florenzi viene spostato davanti. E questo è l'attacco. Quindi diciamo che nel complesso abbiamo migliorato tantissimo la squadra attualmente. A questo punto direi di giocare anche la partita con il Cagliari, non so se questo farà parte di un altro video secondario o di questo video, ma comunque l'importante è che lo vedete, in parole povere. Quindi questa è la squadra, anzi direi che al posto di Kessié per adesso ci mettiamo Pellegrini. Questa in tutto quanto è la squadra. Squadra che vuole continuare a stupire dopo il successo interno dell'ultimo turno contro l'Udinese. In questo campo vittoria ostico. Chiama vittoria si dice. E infatti prevedo un altro successo per loro. E infatti prevedo un altro successo per loro. E infatti prevedo un altro successo per loro. Il Cagliari in difesa. La palla proviene di mezzo, attenzione. Pellegrini! Pellegrini! Attenzione il pallone lì! Grande occasione! Grande occasione divorata da Pellegrini, poteva segnare subito il suo primo gol in maglia giallorossa, ma attenzione Melchiori prova ad avanzare. Padoin sulla fascia, lo serve. Melchiori cerca il cross, cerca di arretrare. Palla per Joao Pedro, prova al destro Joao Pedro, Szczęsny in calcio d'angolo, no. Ma non controlla. Aspetta ancora dal contropiede, parte Gomez in velocità, Gomez imprendibile, c'è spazio a sé. Alejandro Gomez prova finta, con il destro, calcio d'angolo, e la minaccia, ma che va a vuoto, palla alla Gomez, no, attenzione, non era Gomez, era Pellegrini, la gira bene, i Barbo, sì, buonanotte, pesantissimo, possono festeggiare, buonanotte. Il bagaglio della merda. C'è voluto tempo, abbiamo aspettato la ripresa, ma è arrivato il primo gol della gara. Quella lì. Florenzi! Tiro ancora murato. Murru. Con l'aiuto della grafica potete vedere il dato relativo al possesso palla. Quella ancora lì. Nessuna delle due squadre ha avuto la supremazia territoriale oggi. La palla lì, rete! Il pareggio della Roma con il primo gol stagionale di Edin Dzeko. 1-1. Partivano favoriti, recupera tutto la Roma. Fin qui rispettando il pronostico della vigilia, hanno trovato anche il gol sfruttando le grandi inserimento di Dzeko. La difesa si addormenta, non lo marca più. Banale, pareggio della aiuta. Roma, meritato. Sotto questo aspetto finora sono stati superiori ai loro avversari. Non ha fatto veramente niente. Lascia ben sperare per il prossimo impegno. Melchiorri! È un gol che racconta la loro voglia di non mollare. Che personalità questa squadra, Pierre, che carattere. Hanno attaccato fino all'ultimo, trovando la rete proprio nei minuti finali. Fantastico. Manca poco, può essere l'ultima chance per il pari. Non ho parole. Ma senza parole sei rimasto. Due tiri hanno fatto, due gol. Due tiri. Rimaniamo qui con il menu della simulazione fermo a Roma-Sampdoria. Speriamo in una pronta ripresa dei nostri giocatori. Un saluto dal vostro Gatorio di 64, lasciate sempre un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Un saluto e sempre Forza Roma. Ciao ragazzi!